Buonasera, benvenuti a tutti. Vi porto il saluto del direttore della scuola, attualmente impegnato altrove. Vi porto via soltanto un minuto appunto per il saluto e sono stato pregato di sottolineare in particolare un aspetto che rende significativa per noi la giornata odierna, in quanto comincia questo ciclo di quattro incontri dedicati per la prima volta nel quadro del programma sviluppato dalla scuola d'intesa con l'Accademia Nazionale dei Lincei. Dicevo, il primo ciclo di una serie che nel suo complesso è stata avviata nel 2012, che ha per oggetto la filosofia, la storia della filosofia. Il ciclo, come sapete, è coordinato dal professor Ciliberto e è articolato, per quanto ho visto, in quattro incontri che coniugano la dimensione cronologica dello sviluppo cronologico. Oggi per l'appunto incomincerà il professor Amos Bertolacci con una lezione dedicata a autori importantissimi della tradizione medievale. L'aspetto cronologico però si coniuga al tentativo di individuare percorsi trasversali, e questo ancora una volta è ottimamente rappresentato dall'argomento della lezione odierna. È inutile che mi soffermi sulle intenzioni generali di questi incontri. Probabilmente alcuni di voi o molti di voi hanno partecipato anche ad altre serie. L'idea che li promuove è quella di favorire l'aggiornamento dei docenti, in particolare in questa sede dei docenti della scuola secondaria, ma il progetto nel suo insieme è indirizzato ai docenti della scuola media nel suo complesso, di promuovere l'aggiornamento e la formazione in modalità dinamica. Credo che anche gli incontri che incominciano oggi, dedicati alla filosofia, si articolano in due fasi: una prima ora di lezione frontale e una seconda ora che immagino particolarmente viva, partecipata e importante, dedicata al confronto e all'impostazione di progetti didattici che saranno poi da voi direttamente sviluppati. Non voglio davvero sottrarvi altro tempo prezioso e quindi vi auguro buon lavoro. Ringrazio molto il professor Claudio Ciociola, vice direttore della scuola, per l'introduzione. Ringrazio molto anche voi per la presenza innanzitutto, ma al ringraziamento voglio anche aggiungere una parola di encomio, ecco, per l'importante lavoro che fate nella scuola superiore italiana e soprattutto per la volontà che avete di aggiornare le vostre competenze. Spero davvero, ecco, che quello che andiamo a fare iniziando con oggi possa essere utile per il vostro impegno, che è davvero molto apprezzato non solo da me ma dai miei colleghi di filosofia e dalla scuola nel suo insieme. Quindi già conoscete il titolo del mio seminario di questo pomeriggio. L'ho organizzato in una serie di slides. Ho intenzione, ecco, di articolarlo in due parti principali in cui sarò io ad esporre, facendo una breve pausa nel mezzo per magari raccogliere una prima serie di osservazioni o di reazioni da parte vostra, per poi avere la vera e propria discussione alla fine dell'incontro, dell'esposizione. Allora, il tema di oggi si pone a valle di una bibliografia davvero immensa sull'argomento. Ecco, il rapporto di Dante con l'Islam è stato oggetto di numerosissimi studi. E dire qualcosa di nuovo e di originale in questo panorama è davvero arduo. Proveremo a farlo, ma non sarà, come vedrete, non sarà semplice.
È importante però a livello preliminare, a livello metodologico, distinguere almeno tre ambiti che riguardano il rapporto di Dante con l'Islam. C'è un primo ambito, quello delle fonti letterarie, di derivazione o di matrice islamica. Avrete forse sentito parlare del libro della Scala di Maometto e tutta la polemica che ha seguito nel secolo scorso, una serie di pubblicazioni che poi vediamo più in dettaglio. Un secondo ambito è quello dell'attitudine personale, diciamo, di Dante verso la religione islamica. Dante potrebbe aver usato delle fonti islamiche, ma certamente un'attitudine verso l'Islam che è di segno negativo. Questo già possiamo anticiparlo. Non è un caso eccezionale, anzi, diciamo che è la regola nell'Europa medievale del tempo avere un'attitudine di rigetto verso l'Islam come religione. Questo però non significa che non ci sia invece un atteggiamento di apertura verso la cultura arabo-islamica. Dunque, la prima distinzione importante da fare tra Islam come religione, cultura arabo-islamica come appunto fenomeno culturale. E vedremo in particolare che la filosofia arabo-islamica è importante per Dante e all'interno dell'ambito della filosofia arabo-islamica la figura di Averroè è forse la più importante per Dante. Dal punto di vista storiografico e bibliografico possiamo riassumere la produzione riguardante questi tre ambiti appena descritti con questi avverbi, aggettivi che uso. C'è una situazione di troppo per il primo ambito. È stato scritto moltissimo, veramente ad abbundanza, forse fino addirittura alla nausea, sulla questione delle fonti letterarie islamiche, cercando forse di risolvere una situazione che è problematica per natura. Ecco. E da questo punto di vista sembra che Dante dipenda forse troppo dal mondo islamico rispetto a quello che in realtà è. Ecco, se invece esaminiamo l'attitudine di Dante verso l'Islam ci spostiamo sul versante del troppo poco. Se isoliamo ciò che Dante ci dice di Maometto e di Ali, ad esempio nella Divina Commedia, se isoliamo questa attitudine da tutto il resto, dal contesto più ampio, sembra che Dante sia un nemico dell'Islam. Lo è verso l'Islam come religione, ma non lo è verso l'Islam inteso come fenomeno culturale. Riguardo al terzo ambito, quello dell'influenza della filosofia arabo-islamica e di Averroè in particolare, ci muoviamo invece in un territorio incerto. In un territorio incerto. Perché? Perché il rapporto di Dante con Averroè è stato fin dall'inizio iscritto all'interno della categoria di averroismo. Intendendo per averroismo l'attitudine verso Averroè avuta da alcuni filosofi del XIII secolo. Ne avrete sentito parlare, Sigeri di Brabante, Lazio di Dacia, sicuramente. Hanno adottato l'interpretazione data da Averroè dei testi aristotelici come normativa in filosofia, e normativa a tal punto da essere mantenuta anche quando si scontrava con i dogmi della religione cristiana. Questo è l'averroismo che poi andiamo a vedere più in dettaglio. Ecco, Dante è stato inserito sotto questa etichetta dell'averroismo. Un'etichetta che gli va stretta da molti punti di vista. La genesi, l'evolversi e i limiti di questa categorizzazione di Dante come averroista rappresenteranno uno dei temi principali del discorso che andiamo a fare. Un altro tratto metodologico del mio intervento, l'importanza che cercherò di dare ai testi stessi. Non voglio far teorie sui testi, o perlomeno le teorie le voglio costruire, se ci riesco, sul dato testuale stesso.
Ok. Va bene. Posso proseguire? Poi queste cose le rivediamo, ciascuna in dettaglio. Quindi cosa faremo? Ecco, tre punti della situazione sullo stato dell'arte. Il primo, sulle fonti letterarie della commedia. Il secondo, sull'attitudine di Dante verso l'Islam, verso la religione musulmana. Il terzo, il più ampio, il più importante per noi, punto della situazione su Dante e la filosofia arabo-islamica, la cosiddetta falsafa, così veniva chiamata, e rispetto ad Averroè in particolare. Poi vedremo tre testi di Averroè, uno tratto dalla Metafisica e altri due su questa importante operetta di carattere teologico o giuridico che Averroè ha scritto, dal titolo molto significativo, sull'accordo della legge religiosa con la filosofia. Quindi Averroè era un fautore dell'unicità della verità. Unicità della verità vista dalla filosofia e dalla religione con ottiche diverse, ma pur sempre verità unica. Questo è un punto dirimente di differenza fra Averroè e gli averroisti. Per gli averroisti latini valeva invece un principio della cosiddetta doppia verità. Per gli averroisti, ma non per Averroè, questo è il punto fondamentale, ecco, di ciò che vado a dire. Lo sviluppiamo, lo svilupperemo. Il titolo di quest'opera, Accordo della legge religiosa con la filosofia. A questi tre testi di Averroè fanno da contraltare tre testi, mi pare, della Divina Commedia. Il primo è famoso, gli spiriti magni nel limbo, Averroè che è il gran commento feo, no? Prima grande attestazione di debito professato, dichiarato da parte di Dante verso Averroè. Altri due testi, invece, riguardano il paradiso, paradiso 26, paradiso 4. Non si parla di Averroè, ma a me pare che ci siano dottrine espresse, addirittura una da San Giovanni Evangelista e l'altra da Beatrice, che assomigliano tematicamente assai a cose dette da Averroè. Vedremo, le confronteremo e vedremo se davvero questa analogia tiene, e se tiene cercheremo di spiegare come possa darsi. E poi delle conclusioni che, come capite, non possono che essere altro che provvisorie. Io per ogni slide procedo, se non ci sono veramente, ecco, questioni di poca chiarezza. Vado avanti. Okay. E partiamo allora con il nostro primo argomento. Scusate per provato a mettere tutto in una slide. Ecco, per quanto riguarda le fonti letterarie della Divina Commedia, dobbiamo tenere presente questo concetto di escatologia musulmana, cosiddetta escatologia. Sembra, e alcuni studiosi l'hanno sostenuto con convinzione, la visione dell'aldilà professata dall'Islam in alcuni testi possa aver influenzato la struttura e anche il contenuto e l'articolazione delle bolge o dei cieli, il paradiso, della Divina Commedia. Sono due concetti fondamentali, quello di viaggio notturno o Isra e quello di ascensione al cielo o Miraj del profeta Muhammad, di cui ci parla il Corano. Il Corano ce ne parla in maniera estremamente succinta e vi ho riportato nella slide i tre luoghi del testo sacro musulmano che fanno riferimento a questo viaggio notturno e ascensione al cielo del profeta Muhammad. Il primo, vedete, gloria a colui che rapì di notte il suo servo, quindi gloria a Dio che rapì di notte il profeta Muhammad, dal Tempio Santo, intende dalla Mecca, verso il Tempio Ultimo, al Masjid, al Aqsa,
E questa è Gerusalemme. Voi sapete che a Gerusalemme c'è la moschea Al-Aqsa, no? Sulla spiana. Quindi c'è l'idea che Muhammad, il profeta, sia stato trasportato da Dio dalla Mecca a Gerusalemme. Per quale motivo? Per mostrargli alcuni nostri segni, eccetera. Questo è quanto ci dice il Corano. Altri versetti aggiungono, ma aggiungono poco, ci parlano di un potente di forze, sagace, librantesi alto sul sublime orizzonte, è Dio. Poi Dio discese pendulo nell'aria, si avvicinò a due archi e meno ancora, quindi si avvicina, è Dio questa volta che si avvicina a Muhammad, non è più Muhammad che va verso Dio, si avvicina a due archi di distanza, una breve distanza, e rivelò al servo suo, cioè a Muhammad, quello che rivelò. E di nuovo, un ultimo passo, Muhammad lo vide Dio sul limpido orizzonte, quindi di nuovo l'idea di un contatto fra Muhammad e Allah avvenuto nel cielo, all'orizzonte o in alto. Questo è tutto ciò che il Corano ci dice sull'escatologia. Però da qui è stato preso lo spunto nella tradizione orale islamica, la cosiddetta sunna, per costruire un vero e proprio resoconto dell'inferno e del paradiso, intesi così dall'Islam. In particolare c'è un testo che è stato tradotto dall'arabo in latino in Andalusia nel XIII secolo, il cosiddetto libro della scala di Maometto, che diciamo così fa da ricettore di questo originario elemento coranico di viaggio notturno e di ascensione al cielo, che diviene però nel libro della scala, dopo parecchi secoli, una vera e propria escatologia. E può essere riassunto così come provo a fare nella slide. Quindi Maometto viene destato nel suo letto alla Mecca dall'angelo Gabriele, angelo Gabriele che gli rivela il Corano, è fatto montare sul destriero alato Burak, condotto a Gerusalemme, e di qui è fatto ascendere in cielo per la fulgida scala, quindi c'è proprio un'ascensione che avviene attraverso una serie di gradi o di gradini, che dà nome al libro. Egli vede l'angelo della morte, un altro in forma di gallo, un terzo metà di fuoco e metà di neve, e traversa gli otto cieli, incontrando in ognuno un profeta, fino al trono di Dio, e visita quindi il paradiso, con le sue delizie di natura e d'amore, e riceve da Dio il Corano con i precetti delle orazioni quotidiane e del digiuno. Passato poi all'inferno, ne percorre le sette terre e ne contempla i diversi tormenti, ascoltando da Gabriele le spiegazioni sul giorno del giudizio e la prova del ponte a Sirat. Tornato infine sulla terra, tenta invano di convincere i suoi concittadini meccani sulla verità della sua visione, che per suo invito trascrivono e autenticano i suoi fidi Abu Bakr e Ibn Abbas. Caso che sia venuta fuori questa riduzione di superficie. Quindi capite, c'è una costruzione. Dal dato coranico si parte, si prende lo spunto per costruire una vera e propria escatologia. Ci sono tanti elementi di somiglianza con la Divina Commedia, ma anche elementi di differenza. Cavallo alato non c'è, si parla prima di paradiso e poi di inferno, manca tutto il purgatorio, eccetera. Quindi come capite su questo tema, se quest'opera abbia influenzato o no Dante, si può continuare a discutere forse all'infinito. E la scholarship ha iniziato a farlo, ha iniziato questa discussione infinita. Vi riassumo un po' qui gli studi principali. Un nome importante è quello di Miguel Asim Palacios, che ha iniziato a supporre un influsso dell'escatologia musulmana sulla Divina Commedia nel 1919, prima ancora che questo libro della Scala fosse stato scoperto. Ancora non si sapeva dell'esistenza del libro della Scala, ma questo studioso spagnolo aveva già ipotizzato una possibile influenza di questi temi escatologici musulmani. L'ha fatto in una serie di pubblicazioni, la prima del 19, la seconda del 27, terza, che è una nuova edizione dell'edizione del 19 nel 43,
in cui Palacios dà anche conto di tutta la polemica che la sua prima tesi ha suscitato. Vedete, il titolo cambia. Nel 43, la scatologia musulmana nella Divina Commedia, storia e critica di una polemica. Questa edizione del 43 è poi quella tradotta in italiano, come Dante e l'Islam. Avete lì la referenza. Non ho difficoltà a passarvi queste slide, se possono esservi utili per la bibliografia, quindi non affannatevi, ecco, a prendere appunti di, diciamo così, di specifici di bibliografia. Quindi questo nel 43. Nel 49, è curioso, due studiosi, un italiano e un altro spagnolo, il primo Enrico Cerulli e l'altro José Muñoz Sendino, scoprono, e indipendentemente l'uno dall'altro, senza conoscere degli studi del proprio collega, il libro della Scala. Quindi finalmente, diciamo così, la tesi di Asim Palacios riceve una convalida testuale. C'è un libro, tradotto dall'arabo in latino e poi in alcune lingue volgari, come il catalano, il francese del tempo, che Dante potrebbe aver letto. Gli arabisti, come Francesco Gabrieli, osannano questa scoperta. Gli arabisti fanno il mestiere degli arabisti, già finalmente è provata l'influenza della filosofia arabo-islamica su Dante. Ma i medievisti latini, come Bruno Nardi, hanno un'altra attitudine. Vedete, Bruno Nardi parla di pretese fonti della Divina Commedia, cioè presunte fonti, da qui già capiamo che Nardi prende le distanze, mentre Gabrieli aveva intitolato il suo articolo Nuova luce su Dante e l'Islam. Gabrieli vede della luce, Nardi ha delle remore ancora di oscurità. Da lì in poi, come vedete, il dibattito sul libro della Scala come possibile fonte della Divina Commedia non cessa. Cerulli ritorna sull'argomento in due monografie, una del 71 e una del 72. In Italia il libro della Scala di Maometto viene tradotto, ripreso, commentato e così via. Vi indico queste cose solo per darvi l'idea dell'ampiezza e della vivacità del dibattito e dell'interesse da parte degli studiosi su questo tema. E questo è il troppo, quello che ho chiamato troppo. Troppo a livello di quantità, ma anche troppo perché ci dà un'idea di Dante troppo dipendente o troppo sporgente sul versante arabo-islamico. E passiamo allora al troppo poco adesso. Come sapete ci sono due musulmani dannati nella Divina Commedia, e non sono due musulmani a caso, ma sono il profeta Muhammad stesso, Maometto, e il suo genero e terzo successore, il terzo califfo, Ali. Dante li considera scismatici, all'epoca, nell'Europa medievale, si considerava l'Islam ancora come un'eresia. Un troncone di cristianesimo che si era staccato dall'alveo principale della religione cristiana. Quindi, così come hanno, diciamo così, scisso la religione cristiana in pezzi, per contrappasso Dante li raffigura come squartati dalla gola fino all'ombelico e con le interiora fuoriuscite dai loro ventri. Questa idea dello scismatico che per contrappasso viene squartato non è nuova, e sembra che sia stata già applicata ad Ario in ambiente cristiano. Ecco, già qui quindi l'idea di un... capite, ecco, la moltiplicità delle fonti possibili. Quindi è certo che Dante condanna l'Islam come fenomeno religioso, non potrebbe far di più. Si concentra l'attenzione sul fondatore Maometto e su uno dei primi califfi,
Voi sapete che Ali è il capostipite del versante sciita dell'Islam, così come Maometto invece rimane la figura di riferimento per il versante sunnita. E quindi sembra Dante voler abbracciare in questa sua condanna qualunque tipo di Islam si dia, sia quello sunnita che quello sciita. Ci può essere poi, a proposito di Ali, un ulteriore elemento di polemica da parte di Dante. Non è escluso che, così come c'è stata una scissione all'interno dell'Islam tra parte sunnita e parte sciita, Dante ponga entrambi, Muhammad e Ali, tra gli scismatici, per dire, non solo hanno staccato l'Islam dal cristianesimo, ma poi hanno diviso l'Islam in due fazioni contrapposte. Quindi potrebbe esserci che l'idea di uno scisma interno all'Islam. E qui avete Dante e Virgilio, ovviamente, che incontrano Macomatto. Nell'inferno vedete Mahomet squartato con gli intestini e con l'interiora che gli fuoriesco. Ecco, sul versante bibliografico questo troppo poco di Dante verso l'Islam come religione ha ricevuto un'attenzione non inferiore rispetto a quella precedente. Qui vi riporto solo tre studi per sintesi, perché sono un po' rappresentativi, esemplificativi di altrettante tendenze. Richard LeMay nell'87 ha insistito molto sull'anti-islamismo di Dante, basandosi proprio su questo passo dell'inferno che abbiamo appena visto. Nessuno può dargli torto, se però estrapoliamo questa attitudine dal resto, dal complesso, dell'attitudine di Dante verso l'Islam più in generale, otteniamo un risultato troppo parziale. E Maria Rosa Menocal, nel medesimo anno, sempre nell'87, in una monografia che rivendica il ruolo dell'arabo nella storia letteraria medievale, soprattutto per quanto riguarda la poesia cortese, anche stilnovistica, parla anche dell'atteggiamento di Dante verso l'Islam e introduce questa categoria psicologica di ansietà. Dante, secondo la Menocal, avrebbe un rapporto di attrazione e di repulsa verso l'Islam. Sarebbe attratto da alcuni aspetti, ma anche respinto da altri. Certamente, ecco, per la Menocal l'aspetto religioso dell'Islam sconcerta e turba e tiene a distanza Dante, ma la Menocal introduce anche altri aspetti di attrattività di questa cultura, di questa religione verso il pensiero del nostro. Questa tendenza verso il troppo poco si concretizza poi in uno studio come quello di Leonardo Capezzone, in cui addirittura si parla di rimozioni delle fonti arabe dalla storia della cultura medievale europea, addirittura di un silenzio di Dante rispetto all'Islam. E qui davvero si va, ecco, si travalica in una posizione difficilmente difendibile. Dante è tutt'altro che silente sull'Islam. Ne può parlare male, come nel caso di Muhammad e Ali che abbiamo appena visto, ma ne parla anche molto bene a proposito. Ecco, andiamo a vedere. Quindi la categoria di silenzio e di rimozione mi pare davvero poco calibrata, poco pertinente. Ultimo elemento di questa nostra rassegna bibliografica, quello che a noi sta più a cuore, quindi su Dante, la filosofia arabo-islamica, Averroè in particolare. E qui, ecco, dobbiamo subito chiarirci le idee su cosa intendiamo per averroismo, averroismo latino. È un movimento filosofico che è stato anche chiamato dagli studiosi aristotelismo radicale o aristotelismo eterodosso, che propugna, tramite l'interpretazione data da Averroè di Aristotele, un'adesione, direi,
spedisse qua, cioè fedele, totalizzante, alla filosofia di Aristotele, presa in quanto tale, che era stata da poco riscoperta in alcune sue parti importanti nel mondo latino. Il mondo latino conosceva, diciamo così, da sempre buona parte della logica aristotelica, grazie a Boezio, grazie a Severino Boezio, ma una porzione di logica e soprattutto tutta la filosofia naturale e tutta la metafisica di Aristotele divennero di nuovo accessibili in traduzione latina a partire dalla fine del XII e poi nel XIII secolo. Quindi c'è una sorta di riscoperta di Aristotele avvenuta in quei tempi. Alcuni interpreti di Aristotele presero come normativo il modo di intendere Aristotele tipico di Averroè e ne fecero, diciamo così, una sorta di dogma filosofico. Chi sono i sostenitori, chi sono gli averroisti latini? È importante ricordare che furono maestri della facoltà delle arti in università importanti come Parigi. Cosa si intende? Maestri delle facoltà delle sette arti liberali, no? Il trivio e il quadrivio. Diciamo, erano insegnanti di filosofia e non erano teologi. Accanto alla facoltà delle arti c'era la facoltà di teologia, i cui maestri, i cui magistri erano invece teologi a tutti gli effetti. San Tommaso, Alberto Magno insegneranno non alla facoltà delle arti, ma alla facoltà di teologia a Parigi in quegli anni. Quindi, diciamo così, c'è anche una sorta di conflitto, di tensione istituzionale nelle università del tempo. All'interno della facoltà delle arti, a differenza di quanto avviene nella facoltà di teologia, Aristotele diviene l'autorità principale e l'interprete principale di questa autorità principale è Averroè. I sostenitori più famosi sono Sigeri di Brabante e Boezio di Dacia. Sigeri di Brabante è molto importante per quanto andiamo a dire tra poco, perché Dante ne farà un elogio nel Paradiso. Da questo elogio di Sigeri di Brabante fatto da Dante nasce l'idea di un Dante averroista. Ma vedremo che questa idea di Dante averroista, che da lì prende spunto, non può essere, diciamo così, intesa in maniera troppo rigida. Quali sono le tesi fondamentali degli averroisti latini? Riprese da Aristotele così come Averroè le interpreta. L'eternità del mondo. Non c'è un momento nel tempo in cui il mondo inizia ad esistere. Per Aristotele, anche per Averroè, il mondo è eterno. Dipende da Dio, certamente. Ma dipende da Dio eternamente, non in un momento creativo che abbia luogo in un preciso istante temporale. Prima tesi. Seconda tesi, che nella slide vi ho messo in grassetto proprio perché è importante per quanto andiamo a vedere, la questione della noetica o dell'intellezione o del modo di conoscere le cose tramite intelletto. Aristotele, come sapete, poneva due intelletti all'origine dell'atto intellettivo umano. L'intelletto possibile o potenziale e l'intelletto attivo, attuale, che fa passare l'intelletto possibile dalla potenza all'atto. Non è molto chiaro in Aristotele dove si situino questi due intelletti, ma diviene chiaro nella tradizione aristotelica successiva che l'intelletto attivo è un'intelligenza celeste, quindi è al di fuori della natura umana. Ma l'intelletto passivo o passibile è una facoltà dell'uomo. Quindi è congiunta
con la psiche umana e l'intelletto passivo o passibile o potenziale. Ecco, vero è per aver interpretato questa oscura noetica aristotelica in un'ottica davvero molto radicale. Per averlo è, questo intelletto potenziale o possibile è separato dall'anima umana e essendo separato dall'individualità dei singoli esseri umani è unico per l'intera specie umana. Grosso problema, perché se così è, e se è vero ciò che Aristotele dice, che solo gli intelletti sono eterni e immortali, viene all'interno dell'essere umano a mancare l'elemento di eternità. Provo a ridirlo. Tutte le altre facoltà dell'anima, la facoltà sensitiva, la facoltà desiderativa e così via, è assodato che muoiano con la morte del corpo. L'unico elemento psichico che permane eterno e incorruttibile è l'intelletto. Fino ad allora, fino ad Averroè, si supponeva che uno dei due intelletti, quello attivo, fosse al di fuori dell'uomo, ma l'altro fosse all'interno dell'uomo. E questo elemento di intellezione potenziale all'interno dell'uomo garantiva l'immortalità dell'anima umana. Con Averroè si adotta invece una tesi radicale. Averroè dice l'intelletto, anche quello passibile, non può essere individuale, perché è capace di conoscere forme universali e per poter conoscere forme universali deve essere esso stesso universale. Il ricettacolo della forma universale non può essere individuale o particolare. Quindi, logica, Averroè pone anche l'intelletto potenziale come qualcosa di esterno all'anima umana, come qualcosa di universale e unico per l'intera specie umana. Problema dell'immortalità del singolo. E quindi anche della retribuzione o della pena ultraterrena. Altro punto di scontro, dopo quello dell'eternità del mondo, rispetto, diciamo, all'ortodossia cristiana. Ho messo in grassetto questa parte dottrinale dell'averroismo latino perché, come troveremo nella Divina Commedia, come troviamo nella Divina Commedia l'elogio di Sigeri di Brabante, troviamo nella Divina Commedia anche la denuncia del carattere erroneo della tesi averroista sulla separatezza dell'intelletto possibile. Quindi capite che la categoria di averroismo va stretta a Dante. Elogia uno degli averroisti, Sigeri, ma si guarda bene da sposare delle tesi fondamentali degli averroisti. Mi seguite, vero? Tutto chiaro? Ok, perfetto. Terza e ultima tra le dottrine cardini dell'averroismo latino, la felicità intellettuale. La conoscenza, secondo Aristotele, avallato in questo da Averroè, consiste nel conoscere, la conoscenza porta alla felicità. Quanto più si conosce, tanto più si è felici. Ultima parte dell'etica nicomachea, vi ricordate? C'è una sorta di felicità intellettuale, una sorta di beatitudine terrena data all'uomo sapiente, che quanto più conosce, tanto più apprende le cause delle cose, tanto più questa apprensione delle cause gli arreca un intimo intellettuale. Questa è una sorta di paradiso terrestre, permettetemi l'espressione, una sorta di appunto paradiso laico, paradiso terreno, riservato al filosofo, secondo Averroè, sulla scorta di Aristotele. Anche qui capite, il rapporto tra questa beatitudine terrena e conoscitiva da una parte e beatitudine invece promessa nell'aldilà da parte della religione cristiana, il rapporto tra questi due tipi di felicità costituisce un problema. Certamente questo problema non era sfuggito agli averroisti,
che avevano formulato quella che viene chiamata la dottrina della doppia verità. Gli averroisti, Sigeri di Brabante, Boezio di Dacia, dice: beh, quando noi commentiamo Aristotele per mezzo dei commenti di Averroè, abbiamo una verità filosofica. Non vogliamo pregiudicare la verità teologica, però la verità teologica appartiene a un altro ambito. Noi qui stiamo facendo un altro tipo di esercizio. Quindi questa dottrina, ciò che Aristotele dice, ciò che Averroè conferma che Aristotele dica, è vero, fatta salva la verità della fede cattolica. Questa era un po' una formula con cui si traevano, diciamo così, dall'impaccio di spiegare la possibile sintonia o disarmonia tra queste due verità. Quindi dice, noi non parliamo in quanto teologi, noi parliamo in quanto filosofi e commentatori. Aristotele è l'autorità massima, noi lo interpretiamo grazie ad Averroè, e quello che Aristotele dice è questo. Noi razionalmente non possiamo dire di più o qualcosa di diverso da quello che Aristotele dice. Come capite, ecco, la dottrina della doppia verità è una soluzione un po' estemporanea, un po' posticcia. Le tesi degli averroisti, un pacchetto di più di 200 tesi, verranno condannate in maniera eclatante a Parigi dal vescovo della città nel 1277, la famosa condanna del 1277. Una condanna promossa, ovviamente, come capite, dai magistri della facoltà di teologia. Non potevano accettare che all'interno dell'Università di Parigi ci fosse un troncone teologico e uno, diciamo così, laico, così agguerrito. Si arriva allo scontro e questo scontro sfocia nella condanna. Questo prima di San Tommaso, 1277, siamo già in epoca tomista. È morto, muore nel 74 Tommaso. Quindi Tommaso non sconfigge definitivamente. No. Perlomeno, ecco, questa condanna arriva 3 anni dopo la sua morte. Certamente Tommaso ha contribuito, ma non è lui che sconfigge. Ecco, questa è la lode di Sigeri che troviamo nel Paradiso, libro decimo, versetti 133-138. Questi, onde a me ritorna il tuo riguardo, è lume d'uno spirito che in pensieri gravi a morir li parve venir tardo. Essa è la luce eterna di Sigeri che, leggendo nel vico degli strami, sillogizzò invidiosi veri. Sapete chi è che parla qui? Abbiamo appena menzionato. Tommaso d'Aquino, il Paradiso. Tommaso d'Aquino presenta a Dante gli spiriti dei sapienti. Uno di questi è Sigeri di Brabante. E che quindi Tommaso d'Aquino dice a Dante: questa persona da cui il tuo sguardo viene riflesso su di me è la luce di uno spirito che, assorto in gravi pensieri o faticosi, oppure in pensieri gravosi, o anche in pensieri forse tristi, ebbe l'impressione di giungere troppo tardi alla morte, a morire li parve venir tardo. Quali siano questi pensieri gravi non è detto, qualche interesse. Sigeri era stato condannato e quindi il pensiero grave è l'idea di essere stato condannato per la sua attività di filosofo. E perché gli pareva di venire tardo alla morte? Perché ovviamente nell'ottica di un averroista, quanto prima si ha il distacco dal corpo, tanto prima si raggiunge quella beatitudine intellettuale data dalla cosiddetta congiunzione con l'intelletto agente. È però una beatitudine che è comune alla specie umana. E poi questa è la luce eterna di Sigeri che,
appunto, leggendo nel Vico degli Strami. Il Vico degli Strami è la traduzione, diciamo, in italiano volgare della strada di Parigi, dove aveva sede la Facoltà delle Arti. Leggendo, però, non tanto leggere così estemporaneamente, ma facendo lezione nel Vicolo degli Strami, che cosa fece? Sigeri pose in forma sillogistica delle verità che gli attirarono l'invidia, cioè la malevolenza, o il sospetto, la condanna di altre persone, invidiosi nel senso passivo e non attivo. Qui sembra proprio Dante far riferimento alla condanna del 1277, da molti punti di vista, e sembra in questa esaltazione della figura di Sigeri in qualche modo sposare l'attitudine di questo averroista. Da qui è nata l'idea di Dante averroista. Se però facciamo un salto indietro, andiamo in Purgatorio, capitolo canto 25, versetti 61-66, qui è Stazio, il poeta Stazio, che parla e che spiega a Dante come avvenga, diciamo così, lo sviluppo dell'anima umana. Ci sono delle facoltà dell'anima che l'uomo condivide con gli animali, facoltà sensitiva, la facoltà percettiva, eccetera. C'è da spiegare come si generi, come abbia luogo quella facoltà che distingue l'uomo dal resto degli altri esseri animati. Ma, dice Stazio, come da animal divenga fante, quindi come l'uomo da semplice animale divenga persona capace di parlare, quindi diventi essere razionale, non vedi tu ancora non capisci. Questo è un punto dottrinale tale, questo è tal punto che più savio di te fe già errante. Questo è un punto che ha reso errante qualcuno di assai più savio di te. Questo assai più savio di te, dagli interpreti, come un riferimento ad averlo è. Sicché per sua dottrina fe disgiunto dall'anima il possibile intelletto, perché da lui non vide organo assunto. In cosa consiste l'errore di Averroè? Per sua dottrina, cioè secondo la sua dottrina, Averroè rese disgiunto il possibile intelletto, l'intelletto possibile di cui parlavamo prima, dall'anima. E perché lo rende disgiunto? Perché non vide nessun organo corporeo assunto dall'intelletto possibile, non vide nessun organo corporeo utilizzato dall'intelletto possibile per la sua attività. Quello che a noi interessa qui è questo fe già errante. Dante denuncia l'errore di questa posizione. Esatto. Sì. Assolutamente. Assolutamente, proprio così. Esatto. Ecco, Christos lì vuol dire o separato o separabile. Quindi potrebbe anche... Cioè, Aristotele veramente lascia molto nel vago la questione. A partire da Alessandro d'Afrodisia si ritiene che l'intelletto agente sia un'intelligenza esterna. Però da Alessandro d'Afrodisia fino ad Averroè l'intelletto possibile rimane ancorato con l'anima umana. Averroè è il primo a disgiungerlo, San Tommaso, ma prima di lui anche Alberto Magno. Alberto Magno condannano questa tesi. Ecco, trovare questa stessa condanna in Dante, che tra non molto nel Paradiso esalta Sigeri, crea certamente un problema interpretativo. E quindi quello che dicevo come attitudine incerta su Dante averroista. Bruno Nardi ha certamente contribuito in maniera decisiva alla nascita di questo paradigma averroistico di interpretazione di Dante,
il rapporto di Dante tra Averroè in termini di averroismo. Chiara Bruno Nardi era un lucchese di Spianate, vicino ad Alto Pascio, non so se qualcuno di voi è della zona. Era un ex francescano, faceva parte dell'ordine francescano che poi, diciamo così, ripudiò, e si mise a studiare, fu uno studioso esimio di filosofia medievale latina, in particolare di Brabante. Figura di Sigeri di Brabante che era stata da poco riscoperta nella scholarship sulla filosofia medievale latina. E vedete in questo articolo già del 1911, Sigeri di Brabante viene presentato come fonte della filosofia di Dante, proprio basandosi sul primo dei due passi che abbiamo letto prima. Una monografia di un anno successivo, nel 1912, Sigeri di Brabante nella Divina Commedia e le fonti della filosofia di Dante, interessantissimo il terzo articolo, Il tomismo di Dante e il padre Busnelli, Societas Jesu. Che cosa fa Nardi? Reagisce al tentativo di inquadrare Dante in ottica neotomista. Padre Busnelli, gesuita, cerca di trarre Dante sul versante tomista. E abbiamo visto che ci sono elementi, lo ricordavate voi stessi prima, la stessa condanna che troviamo in Tommaso d'Aquino dell'intelletto possibile, unico e separato, la ritroviamo anche in Dante. Bruno Nardi veramente si scaglia, ecco, questa sorta di appropriazione confessionale da parte del cattolicesimo e del neotomismo di Dante e rivendica l'aspetto averroista, antireligioso di Dante stesso. C'è uno scontro ideologico, capite, in campo. Cioè Dante, figura complessa, viene tratto parte cattolica, ma ecco, come reazione a questo tentativo di appropriazione sorge la posizione di Bruno Nardi che farà epoca. Questa idea di Dante averroista viene avallata da uno dei massimi studiosi del pensiero medievale latino, Etienne Gilson, questo libro Dante e la filosofia, tradotto poi in italiano, il libro è del 39 in versione francese. Altra esimia studiosa di Dante, Maria Corti, ci parla di tre versioni dell'aristotelismo radicale nella commedia. Quindi, di nuovo, l'idea dell'averroismo inteso come aristotelismo radicale nella commedia. Una di queste tre versioni è il nostro Sigeri di Brabante. Una delle altre sarà Ulisse. Addirittura Ulisse diviene per Maria Corti simbolo dell'attitudine quasi prometeica, no? dell'averroista laico verso l'autorità religiosa. Notate, ecco, vi ho messo in grassetto l'ultima parte del titolo di quest'altra opera fondamentale di Rudi Imbach, Dante, la filosofia e i laici. Quindi Dante viene iscritto in questa, appunto, questa attitudine laica verso la filosofia, in contrapposizione appunto a una possibile appropriazione religiosa. E infine, nello studio di John Marenbon nel 2007, si parla expressis verbis di averroismo latino. E anzi, Dante viene presentato come il massimo esponente dell'averroismo latino, proprio perché, dice John Marenbon, in alcuni punti è talmente libero come pensatore che esita a discostarsi da Averroè stesso. Come gli averroisti non esitavano a discostarsi dall'autorità religiosa, dal dogma cristiano, seguendo Averroè, Dante applica, diciamo così, questo paradigma, questo schema ad Averroè stesso. Lo segue fin tanto che vuole, ma si sente libero di non seguirlo più quando decide altrimenti.
e quindi per il Marenbon Dante è il campione proprio dell'averoismo latino. Ecco, come hanno tentato di spiegare però le oscillazioni, le tensioni che abbiamo notato noi stessi leggendo i due passi della commedia prima all'interno del pensiero di Dante? C'è una spiegazione evolutiva. Ci sarebbe un Dante deciso averroista in fase giovanile, che poi avrebbe smussato, ecco, queste sue posizioni, avrebbe tentato di conciliarle con l'ortodossia cristiana in una fase più matura. E la Divina Commedia rispecchierebbe questa fase più matura, in cui per un verso ancora si avalla l'ideologia averroista, ma per un altro verso la si corregge nei punti critici. Altri hanno parlato di un averroismo che sarebbe sui generis di Dante. Quindi, in qualche modo, la distanza tra Dante e i veri e propri averroisti viene riconosciuta. E poi, come abbiamo visto, c'è chi ha applicato la dottrina della doppia verità da parte di Dante stesso. Cioè, così come uno degli assunti degli averroisti è la dottrina della doppia verità, anche Dante avrebbe adottato questa attitudine duplice in passi come i due passi della Divina Commedia che abbiamo appena visto. Secondo questi interpreti, nel passo su Sigeri Dante sarebbe stato più filosofo che teologo, nel passo invece di condanna dell'intelletto possibile nel Purgatorio sarebbe stato più teologo che filosofo, in qualche modo rispecchiando in se stesso questa attitudine di doppia verità, tipica degli averroisti latini. Come capite ciascuna di queste tre strategie interpretative è limitata. Non spiega tutto. Sia l'evoluzione cronologica, sia il carattere sui generis dell'averroismo, soprattutto poi l'idea di una doppia verità attuata da parte di Dante, in opere così sistematiche, così fatte, così coerenti come la Divina Commedia, sembra non tenere la prova dei fatti. Certo è che tutte queste tre strategie interpretative si collocano all'interno di quello che volevo definire paradigma averroista, qui è venuto fuori solo la parola paradigma, immaginatevi, paradigma averroista a seguire. Sì. Forse ho capito meglio, ma la tesi centrale, io ho capito quasi l'unica, che si appoggia per tutto il terrorismo di Dante, è la descrizione così alta che fa, così oggettiva che fa di Sigeri, o ci sono anche altri, diciamo così, documenti, altre prestazioni contenutistiche? Ah, forse mi sentiva. No, l'avevo sentito, ma comunque va bene. Devo di essere sentito. No, dico, chiedevo se l'unica. Io ho capito forse male, ma io ho capito che praticamente l'unica argomentazione forte dei sostenitori dell'averroismo di Dante è l'elogio che fa di Sigeri, oppure se ci sono anche altri passi o altri, diciamo, toni. Altri contenuti proprio che permettano di avvallare questa tesi. Domanda davvero molto ben posta e molto opportuna. Ce ne sono sicuramente anche altri, sia all'interno della Divina Commedia, è uno il passo del limbo, degli spiriti maligni del limbo che andiamo a leggere tra poco, ma ce ne sono poi soprattutto all'interno del Convivio. Averroè è citato almeno un paio di volte all'interno del Convivio, nella Monarchia anche ci sono citazioni di Averroè, quindi c'è una dipendenza da Averroè attestata, dichiarata da Dante stesso. Però ecco, il punto chiave è questo: dipendere da Averroè non significa essere averroista.
l'averroismo, diciamo così, è una versione radicale, di una versione radicale di una possibile adesione ad Averroè come interprete di Aristotele. Ma certamente, diciamo così, per uno studioso come Nardi, ecco, che ha dato origine a questa idea del Dante averroista, l'elogio di Sigeri, diciamo, è stato il punto di partenza, l'elemento scatenante di una tesi che però ha trovato poi appiglio testuale in citazioni di Averroè sparse sia all'interno della Divina Commedia che in altre opere di Dante. Prego. Sì? Io vorrei porre un sillogismo semplicistico. Se San Tommaso ha scritto il De Unitate Intellectus contra Averroistas e se Dante è tomista, ergo Dante per l'unità dell'intelletto, punto e basta. Dante è contro l'unità dell'intelletto. E per l'unità dell'intelletto. Ah, se Dante è averroista, quindi voleva dire. Riformulo il sillogismo perché allora, ho perso un pezzo, sì. San Tommaso è per l'unità dell'intelletto. Perfetto. Contro l'unità dell'intelletto. De unità intellectus contra averroistas. Sì, contro. E quindi intelletto agente e intelletto potenziale formano un'unica cosa. No, tant'è vero che c'è l'immortalità dell'anima, no? Individuale. No, è una, guardi, ci muoviamo in quell'ambito lì, ma si parla di unità dell'intelletto possibile per tutti gli individui umani. Per avere immortalità personale, ciascun individuo umano deve avere un intelletto. Io l'ho sempre interpretato così, cioè unità dell'intelletto possibile con quello agente, in modo tale che ciascuno di noi ha al completo tutte e due le cose e quindi è immortale a livello personale. Io l'ho sempre interpretata così. Sono due questioni. Ho sbagliato. Sono due questioni strettamente legate. Una è l'unità dell'intelletto e una è la congiunzione dell'intelletto possibile con quello agente. Allora io mi riferisco al fatto alla congiunzione. Che sia l'intelletto passivo sia quello attivo potenziale e attivo agente sono, formano un tutt'uno, cioè l'anima individuale che pensa, agisce, decide e quindi è responsabile di quello che fa e quindi può essere castigata o premiata. Io l'ho sempre interpretata così. E questa è la teoria di San Tommaso. Dante è tomista, ergo è per l'individualità personale dell'intelletto, sia attivo sia passivo. No, la questione è un po' più articolata. Che l'intelletto... provo a dirle, ecco come l'ho intesa io. L'intelletto attivo è fuori discussione che sia esterno all'individuo umano. Questo è un... Come no? Sì, sì. È lì, la questione ricade sull'intelletto passivo. L'intelletto passivo, per diventare pienamente attualizzato, deve essere congiunto con l'intelletto attivo. Ma l'intelletto... No. L'intelletto passivo è personale. No, dice proprio il contrario, Averroè. Per Averroè l'intelletto passivo è tutta la specie umana, quindi è impersonale. Sì. Per Tommaso l'intelletto passivo... Intende unità del passivo e dell'attivo. No. Lui in quel senso lì si intende congiunzione tra i due intelletti. Questa congiunzione ci deve essere, perché se non ci fosse l'intelletto potenziale rimarrebbe sempre potenziale. Quindi noi non conosceremo mai niente a livello intellettivo se non ci fosse un intelletto attivo che influisce su quello passivo e lo fa passare dalla potenza all'atto. Ma è individuale, personale? No. L'intelletto attivo no. L'intelletto passivo per Tommaso è individuale, per Averroè non lo è. Questi sono, ecco, questo è il punto della questione. Allora io non sono responsabile di quello che faccio. Per Averroè. Per San Tommaso sì. Per San Tommaso sì. Beh, basta però che l'intelletto passivo sia personale. È sufficiente che l'intelletto passivo sia personale. Perché una dimensione intellettiva eterna, immortale, rimane agganciata con ciascun essere umano.
Quindi ciascun essere umano ha il suo intelletto passivo, grazie al quale sopravvive alla morte come anima intellettiva, un'anima intellettiva che tanto più è stata in contatto con l'intelletto attivo, tanto più ha conosciuto le cose intellettivamente, tanto più si è perfezionata. E mi sta dicendo che l'intelletto attivo per San Tommaso è impersonale? Sì, è unico, è un'intelligenza, è l'ultima delle intelligenze celesti, ma non solo per Tommaso, è una posizione condivisa. L'intelletto attivo è un'intelligenza celeste, non potrebbe essere altrimenti. Però a rileggere il De Unitate Intellectus. Okay. L'ho letto una volta, evidentemente non ci ho capito niente. No, invece ci ha capito parecchio, ecco, però su questo punto cruciale c'è questa distinzione ulteriore da fare. Okay. Grazie comunque per l'osservazione. Ok. E questa, ecco, quella che vi dico adesso, mamma mia, è l'ultima cosa che volevo dirvi nella prima metà dell'esposizione, che vedo mi ha preso un'ora, però è stato positivo avere intanto un po' di feedback in diretta, diciamo così. Cioè, quindi vi propongo un po' di superarlo, ecco, questo paradigma della verità. Mi pare inadatto a Dante. Certo è che l'influsso di Averroè su Dante attestato. Quindi noi dobbiamo, ecco, sforzarci di superare l'equazione influsso di Averroè uguale averroismo. Si può essere dipendenti da Averroè, si può essere influenzati da Averroè, senza necessariamente dover essere degli averroisti, degli aristotelici radicali o eterodossi. Dante non lo è stato. E perché? Ecco, questo è un punto storico importante. L'Averroè originale, l'Averroè di Cordova, dell'Andalusia, nel XII secolo, è certamente differente dall'Averroè degli averroisti, perché gli averroisti conoscevano una porzione minima delle opere di Averroè, conoscevano solo i commenti ad Aristotele, in pratica, ma Averroè è stato sì commentatore di Aristotele, ma è stato anche teologo, giurista, giudice di Cordova. Quindi c'è tutta del profilo intellettuale di Averroè che gli averroisti latini e che il mondo latino in generale non conosceva e non poteva conoscere perché i testi non erano stati tradotti. In particolare le opere teologiche di Averroè non sono state tradotte in latino. Il mondo latino aveva una visione estremamente parziale della produzione letteraria di Averroè. E non sono certo io a scoprirlo qui stasera, addirittura lo si sa da più di un secolo e mezzo. Ernest Renan, cui forse avete sentito parlare in questa monografia fondamentale del 1852, che un po' ha dato inizio agli studi moderni, contemporanei su Averroè, su serie scientifici, la intitola Averroè e l'averroismo. Quindi c'è un Averroè, però c'è un averroismo, i due termini della questione non coincidono. E quindi ecco, quello che vi proporrei di fare, se avete ancora un po' di pazienza, un po' di attenzione da dedicarmi, è provare a cercare delle tracce dell'influsso dell'autentico Averroè su Dante, prescindendo dalla categoria di averroismo. Questo è quello che volevo fare. Ci ho messo un'ora e un quarto per arrivare a metà. Ditemi voi, ecco, proseguirei, però ormai. E allora cosa voglio andare a fare? A leggere dei testi che ci presentano Averroè come l'esatto contrario del fautore della dottrina della doppia verità. Ci presentano Averroè come sostenitore dell'unicità della verità. A tal punto che Averroè dice che la filosofia è una forma di culto a Dio. E viceversa dice
che la religione è qualcosa di cui la filosofia ci dà la chiave di interpretazione. Ok? E proviamo a vederlo. Primo passo è tratto dal commento alla metafisica di Averroè, e questa è la sua statua a Cordova, statua recente ovviamente. Quindi siamo nel XII secolo, nell'Andalusia, nella Spagna musulmana. Averroè è intellettuale di corte, filosofo, giurista, medico anche. E qui abbiamo un po' di tratti fondamentali del suo profilo. È stato un teologo, è stato giudice e giurista, ma è stato anche filosofo e medico. Un uomo è anche patito dai rivolgimenti dinastici che sono avvenuti in Andalusia in quel periodo. Ecco, un punto importante è la trasmissione latina delle sue opere, molto selettiva. Qui trovate elencati nella slide le 5 tipologie principali di opere teologiche non tradotte. Tutte le opere di diritto islamico non tradotte. Un'opera importante dei rapporti tra religione e filosofia, che andiamo a leggere tra poco e che vi ho messo in grassetto, non è stata tradotta. Il titolo è, come vi dicevo, rivelatore, Distinzione del discorso e accertamento di ciò in cui la legge divina e la filosofia si accordano. Quindi legge divina e filosofia parlano dello stesso oggetto, ma con tipi di discorso differenti. Questa è la posizione di Averroè. Capite quanto è differente dalla dottrina di una doppia verità. In filosofia, una buona fetta dei commenti ad Aristotele sono stati tradotti. Ci sono poi opere polemiche, non so se avete sentito mai parlare della confutazione o dell'incoerenza. C'è stato un teologo musulmano precedente, Averroè, Al-Ghazali, che aveva scritto una confutazione oppure incoerenza dei filosofi. Averroè risponde e dice no, c'è incoerenza in questa incoerenza. Non c'è incoerenza nei filosofi, quindi è Al-Ghazali che si sbaglia, non sono i filosofi a farlo. E poi alcuni trattati originali. Opere di medicina, commenti a Galeno, commenti addirittura da Avicenna e altre opere. Quindi capite, un intellettuale davvero a tutto tondo, un dottore universale, così come veniva chiamato Alberto Magno all'epoca, anche Averroè lo era. L'idea è che la filosofia dovesse abbracciare un po' tutti i campi del sapere, che il vero filosofo, il vero intellettuale dovesse essere anche teologo, medico, così via. Poi magari vado un po' più veloce, poi magari nella discussione ritorniamo su questi punti se avete domande o curiosità. Un passo importante del commento alla metafisica, il libro Alpha Elaton, il capitolo 1. Nel nostro modo di leggere la metafisica, il libro Alpha Elaton è il secondo, cioè prima il libro Alpha Grande o Alpha Meizon. Per gli arabi era il contrario, Alpha Elaton veniva prima di Alpha Meizon, per vicissitudini, diciamo, di trasmissione che sarebbe ora troppo lungo chiarire. Però ecco, qui siamo all'inizio per Averroè, per i lettori arabi, della metafisica, il primo capitolo del primo libro, Alpha Elaton 1. Aristotele dice, nel passo commentato da Averroè, che bisogna essere grati ai predecessori, che ci hanno trasmesso della conoscenza. Averroè riprende questa idea aristotelica e la dirige in una direzione davvero inaspettata. Dice, ciò che Aristotele menziona è una cosa necessaria da parte dei moderni verso i predecessori, perché gli antichi rispetto ai moderni sono come i padri rispetto ai figli, sebbene la generazione arrecata dai primi sia più nobile di quella dei padri, poiché i padri generano i nostri corpi, mentre i sapienti generano le nostre anime. La gratitudine verso di loro è dunque più grande di quella verso i padri, la loro lode più necessaria, l'amore verso di loro più forte, la loro imitazione più vera. E qui c'è poi la citazione del passo aristotelico, che non sto a ripetere. Passando al punto B, Averroè dice, ma se questo è necessario da parte di Aristotele, cioè se Aristotele ha sentito il dovere di ringraziare i suoi predecessori,
quanto più grande deve essere la nostra gratitudine verso di lui. Perché se i predecessori hanno arrecato ad Aristotele una piccola porzione di vero, Aristotele ha arrecato a noi una grandissima porzione di vero. Quindi, diciamo così, un ragionamento a fortiori, o ad maiori. Se Aristotele è grato ai suoi predecessori, non dobbiamo essere esponenzialmente più grati verso di lui di quanto lui non lo sia stato verso i suoi predecessori. E poi il passo importante, la gratitudine verso di lui, che gli è propria, consiste nella cura dei suoi detti e nella loro spiegazione o nel loro commento e chiarimento a tutti gli uomini. Quindi dice, la nostra gratitudine verso Aristotele deve tramutarsi in un'opera di commento e di chiarimento dei suoi scritti, indirizzata non a un'elite intellettuale, ma a tutti gli uomini. Così come la religione, io aggiungo subito, è rivolta a tutti gli uomini. E poi il passo finale è quello cruciale. C'è una legge, e per legge si intende la Sharia, la legge religiosa, la legge islamica, che non ha necessariamente un carattere punitivo, dobbiamo intendere Sharia in senso neutro a quest'epoca. La legge propria dei sapienti, infatti, è l'indagine della totalità degli esistenti. Cioè, la religione propria dei filosofi è indagare l'universo, non essendo il creatore venerato con un culto più nobile della conoscenza delle sue opere, le quali conducono alla conoscenza di lui stesso secondo verità. E questa è la più nobile nel suo cospetto e la meglio accetta presso di lui. Che Dio possa iscrivere noi e voi tra coloro che egli impiega per questo culto, che è il più nobile dei culti, e che egli adopera per questa devozione, che è la più elevata delle devozioni. Facendo filosofia e facendola in maniera adeguata, corretta e soprattutto estesa all'insieme degli esistenti, all'universo, per averlo essi compie un culto verso Dio. Capite? Il presupposto di questo ragionamento è che ci sia consonanza tematica tra filosofia e religione. Quindi che la filosofia faccia in altro modo ciò che la religione fa in un modo differente. Nessuna contrapposizione di ambiti, contrapposizione di metodi, questo sì, e di linguaggi forse per meglio dire. Ma oggetto, la totalità degli esistenti, con Dio al primo posto come causa ultima di tutto, comune a entrambe le sfere. Okay. Qui ci siamo, questo è un testo chiave. E altri due tratti, qui un po' riassumevo in questa slide ciò che abbiamo già visto, solo riprendo l'ultimo punto di questa slide, non vi è alcuna inferiorità della filosofia, intesa come religione razionale. Rispetto alla religione rivelata. Quindi non c'è nessuna idea di una filosofia ancilla della teologia, qui siamo sul medesimo piano e forse da quello che Averroè qui dice c'è addirittura una predominanza filosofica rispetto al dato rivelato. Ma in ogni caso, diciamo così, filosofia da una parte, teologia dall'altra, hanno lo stesso fine, si adoperano verso lo stesso obiettivo. Altri due passi dall'accordo della legge religiosa con la filosofia. Questo è il famoso trattato distinzione del discorso e accertamento di ciò in cui legge divina e filosofia si accordano. La speculazione fondata sulla dimostrazione apodittica, cioè la filosofia, non conduce a contraddire ciò che dice la legge. La verità non può essere contraria alla verità, ma anzi si accorda con essa e testimonia a suo favore.
un'attestazione più chiara della dottrina dell'unica verità non potrebbe esserci. Sì, infatti ecco, si pone il problema di come spiegare l'idea dei filosofi e di Averroè, di Avicenna prima di lui, è che ci sia una creazione, ma una creazione eterna. Quindi la distinzione è tra creazione nel tempo e creazione nell'eternità. L'universo è creato da Dio, ma è creato da Dio eternamente. Com'è? Salto mortale, però ecco, questo è il modo di conciliare dato rivelato e dato filosofico che i filosofi islamici hanno trovato. Su questo magari ritorniamo, è un punto davvero cruciale. Però ecco, a loro modo, i filosofi islamici avevano ben chiaro il problema e cercavano di risolverlo in questa direzione. Quindi la dipendenza, la creaturalità del mondo rispetto a Dio non è mai messa in discussione da parte dei filosofi islamici. Mettono solo in discussione l'accadere di questa creaturalità nel tempo, che ci sia un momento zero del tempo in cui il mondo inizia ad esistere mentre prima non esisteva. Loro dicono il mondo è creaturalmente dipendente da Dio, ma da sempre, eternamente. In questo modo riescono a conciliare posizione aristotelica per loro normativa e dato di fede. Sì, 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 esatto. Sì, sì, e anche diciamo i premi e i castighi eterni dell'umanità avverranno, sì, ci sarà un giudizio finale, ci sarà una fine, diciamo così, della vicenda umana, ma che non sarà però una fine del mondo come la intendiamo noi, ecco, una catastrofe finale. La struttura ontologica del mondo rimane quella che è. Per i filosofi. Sì, sì. Secondo passo. Noi, popolo di musulmani, crediamo fermamente che questa nostra legge divina, cioè l'Islam, sia vera, e che sia la legge che desta l'attenzione, che chiama a quella felicità che consiste nel conoscere Dio e le sue creature. Per ciascun musulmano questo fine è assicurato mediante la via all'assenso, alla verità di fede, che la sua particolare indole, la sua particolare natura richiedono. Quindi ognuno aderisce alla verità di fede per come può. In effetti le nature degli uomini si ordinano secondo gradi diversi nell'assenso. Tra di loro vi è chi dà il suo assenso mediante la dimostrazione apodittica, cioè chi lo fa filosoficamente. Chi, grazie a discorsi dialettici, chi disputa, chi ha un grado di certezza più basso, chi in virtù di discorsi retorici, chi semplicemente viene persuaso. La sua legge comprende varie vie di chiamata a Dio Altissimo. Quindi ci sono vari modi che sono dati all'umanità per arrivare in maniera diversa all'unico punto focale di convergenza comune. Infine, Dio, per quanto concerne le cose che per la loro oscurità si conoscono soltanto mediante la dimostrazione apodittica, quindi Dio, per quanto riguarda gli oggetti della filosofia, si è mostrato benevolo verso i suoi servitori, che non hanno accesso alla dimostrazione apodittica, o a causa della loro indole, o della loro abitudine, o della loro mancanza di mezzi di istruzione. Può darsi, ecco, che siano costitutivamente incapaci gli uomini di far filosofia, o che non siano abituati a farla, o che non abbiano avuto modo di essere istruiti in filosofia. Ma Dio ha pensato a ciò e ha pensato a queste persone creando la religione. E quindi ha coniato per essi delle immagini simboliche e delle similitudini, e a queste immagini simboliche li ha chiamati ad assentire. Quindi per queste persone, diciamo così, non coltivate in filosofia, ci sono le immagini simboliche della religione, del Corano, in cui Dio siede sul trono, in cui l'universo è lo sgabello dei suoi piedi e così via. Tutte immagini che esprimono simbolicamente, per Averroè, delle verità
che la filosofia sviscera razionalmente. E qui corro un po' perché mi dicono che il coffee break è già pronto, ma noi vogliamo, prima del coffee break, concludere il nostro discorso. Vi richiamo solo sugli ultimi due punti di questa slide. Quindi Averroè coordina tra loro, pur distinguendo i linguaggi di filosofia e religione, e ottiene due effetti. Quella che qui chiamo de-laicizzazione di Aristotele. Una volta che Aristotele diventa lo strumento di interpretazione del dato religioso, non ha più senso intendere Aristotele come un pagano, come un laico, come qualcuno che si oppone alla religione monoteista. Quindi un primo trade union viene lanciato tra la filosofia di Aristotele e la religione. Viceversa, Averroè radicalizza la religione islamica. L'idea di Averroè è che ogni dogma della religione islamica sia formulabile in termini razionali. Certo, quelli islamici soprattutto. I teologi cristiani lo conoscono poco, questo aspetto di Averroè. Lo conoscono poco. Però l'idea, che ogni dato di fede sia razionalizzabile. Se è razionale, è anche universale. E se è universale, non è legato a un monoteismo particolare. Quindi ottiene, come secondo effetto, Averroè, è quella che può essere chiamata de-islamizzazione dell'Islam. Potrei dire demitizzazione, ma il termine mito non sarebbe adeguato per Averroè, perché per lui certamente la religione non è un mito. Però l'idea è questa. Mi seguite su questo punto? Questo è chiaro tutto. E allora cosa si apre? Si apre uno spazio di dialogo. Si apre uno spazio di dialogo. E perché? È perché questo tipo di filosofia, capace di rendere ragione di una religione rivelata monoteista come l'Islam, posta però su un piano universale, basata su Aristotele, era estremamente appetibile anche da parte dei cristiani e da parte degli ebrei. E su questo piano alto di discorso ci può essere circolazione tranquilla di idee. E quando si scende nello specifico del dogma, che allora si alzano, si erigono gli steccati ideologici. E quindi capiamo perché Dante si è interessato, e con Dante tutta la cultura medievale latina, ad Averroè. Si apre dunque una prospettiva interculturale e transconfessionale. Ci può essere dialogo culturale, pur appartenendo a monoteismi diversi, ma su un piano di discorso superiore rispetto alle divisioni dogmatiche. Queste idee si ritrova in Dante, nella Commedia. Gli vengono da Averroè? Chi lo sa? Proviamo a vedere. A Tommaso arrivano da Averroè. Capite, la questione è interessante. Queste sono le conclusioni aperte che vorrei lasciare. Però se avete altri 5 minuti di pazienza vi faccio vedere i testi della Commedia. Quindi, gli spiriti magni. Nostro Dante Alighieri. Come sapete ci sono 5 musulmani nella Divina Commedia, 2 li abbiamo già visti, gli altri 3 sono tutti e 3 nel limbo, quindi la maggioranza dei musulmani è in una situazione di non dannazione. I fondatori dell'Islam sono dannati tra gli eretici, ma gli altri 3 non sono nell'inferno, ma sono nel limbo, in buonissima compagnia. Buonissima compagnia. Fra questi, dato eclatante, vi è anche Saladino. Se mi permettete, l'analogia sarebbe come mettere Osama Bin Laden ai giorni nostri, in una situazione di limbo. Ma insomma, per intenderci, Saladino ovviamente... No. Ritiro subito quello che ho detto. Basta. E qui li vediamo in un'illustrazione. Notate l'ambiente idilliaco in cui questi spiriti magni si trovano, il nobile castello, il bel fiumicello, il prato di fresca verdura.
Loro stessi hanno grande autorità, hanno voci soavi, si trovano in un luogo aperto, luminoso e alto, con erba, il verde smalto, e questi sono gli spiriti magni. Nell'inferno, come cantica, ma non siamo nell'inferno come luogo di dannazione, siamo nel limbo. Primo elenco, i personaggi della politica. Personaggi della politica e della guerra, insomma, anche. Ettore, Enea, Cesare, eccetera. In ultima posizione, Saladino, che vedete sta da solo, ma in disparte. Quindi l'idea che ci sia stato un conflitto tra Saladino e il resto della politica, diciamo così, europea, è presente in Dante. Però notate anche l'accento di enfasi che cade su Saladino, che è per ultimo in ordine cronologico, ma anche, diciamo così, letterariamente una sorta di enfatizzazione della propria figura, anche la sua posizione, che sta da solo, in disparte. Ci interessa ancora di più la terza sezione di questo passo sul limbo, perché qui troviamo la famiglia che sta riunita attorno al maestro di color che sanno, Aristotele. Si crea composizione tra Aristotele da una parte e Socrate e Platone dall'altra. Quindi cade l'atteggiamento antiplatonico di Aristotele, cade anche l'atteggiamento antipresocratico e antisocratico di Aristotele, perché vedete c'è Democrito, c'è Anassagora, Talete, eccetera. Ci sono i medici, Dioscoride, Orfeo, ci sono i filosofi morali come Cicerone, Seneca, ci sono i matematici, Euclide, Tolomeo, anche gli astronomi, ci sono altri medici come Ippocrate, Avicenna, altro musulmano, e Galeno, e infine, di nuovo in ultima posizione ma con enfasi, Averrois, che è il gran commento feo. L'unico di cui si menziona l'opera è Averroè, opera che viene ritenuta grande opera di commento di Averroè. Quindi prima grande attestazione di ossequio e di debito anche verso Averroè. Questo è uno dei passi su cui un'interpretazione alla Nardi può sicuramente appoggiarsi, per ritornare alla domanda ben posta prima. Bene, questo l'abbiamo già detto. C'è una sorta poi di... Sì, abbiamo già detto tutto, passiamo oltre questa slide. Cosa è importante dunque a questo punto distinguere? I due livelli, il livello culturale dal livello religioso, se teniamo presente anche Muhammad e Ali. Nel livello culturale, dato dalla politica e dalla filosofia in senso lato, che comprende anche la matematica e la medicina, quindi dobbiamo pensare alla filosofia come la intendevano i medievali, come scienza, tra virgolette. C'è una tendenza all'inclusione e al dialogo. C'è una famiglia, un clima di famiglia, gruppo unito, gruppo compatto. Se invece ci spostiamo a livello religioso, allora troviamo Muhammad e Ali squartati, quindi la tendenza all'esclusione e alla condanna. È certamente un modello ambivalente di rapporto con l'Islam, ma non è un'ambivalenza esclusiva di Dante, è un'ambivalenza tipica di tutta la cultura medievale. Non deve sorprenderci. E non dobbiamo fare, lo ripeto, di questo atteggiamento anti-islamico verso l'Islam come la religione il segnacolo di un Dante che prescinde o che è silente o che rimuove le fonti arabe. Non è così. Perché un filosofo, un musulmano nel limbo, quali meriti ha? C'è una relazione speciale con Aristotele. Aristotele, vi ricordate, all'inizio della lista, Averroè alla fine. C'è una sorta di collegamento per inclusione tra i due. Certamente il fatto che sia stato commentatore è importante per Dante, perché lo dice, e certamente ha anche contribuito in qualche modo, deve aver contribuito alla filosofica famiglia di cui ha fatto parte. Vediamo i due passi di Paradiso 26 e 4 che a me ricordano Averroè. Paradiso 26, Dante parla e questo concetto che esprime lo ripete San Giovanni Battista. Dante dice, per filosofici argomenti e per tale autorità che quinci scende,
cotale amor conviene che in me si imprenti. Si parla dell'amore divino e dice conviene, è necessario che si imprima in me, che in me si imprenti, per due vie. Filosofici argomenti da una parte e l'autorità divina che da qui, paradiso, scende sulla terra. Quindi, filosofia da una parte e rivelazione dall'altra. L'amore divino deve imprimersi in me, Dante, in questi due modi. San Giovanni Battista, pochi versi dopo, ripete questo concetto. È Dante che parla, e io udii, Giovanni Battista che parla, scusate, Giovanni Evangelista, perdonatemi, ho detto Battista due volte, San Giovanni Evangelista. Per intelletto umano e per autorità di a lui concorde, di tuoi amori a Dio guarda il sovrano. Partiamo dall'ultimo verso. Tra i tuoi amori mantieni il più importante, cioè il sovrano, rivolto a Dio. Quindi fai sì che il più importante dei tuoi amori sia rivolto a Dio, di nuovo per due vie, per intelletto umano, per autorità divina a lui concorde, cioè concorde con l'intelletto umano. Un'immagine quasi speculare rispetto al trattato di Averroè che leggevamo prima. Perfetta concordia. No? E notate che questo è un evangelista che parla. È uno che avrebbe, diciamo così, tutto l'interesse a porre l'accento sulla rivelazione. E invece lo fa in egual misura anche per l'intelletto umano. Paradiso 4, qui è Beatrice, che prende la parola, risolve alcuni dubbi che Dante ha, e dice, così parlar convienzi al vostro ingegno, così conviene che Dio parli alla vostra mente, al vostro ingegno, però che, poiché il vostro ingegno, solo da il dato sensibile, solo a partire dal dato sensibile, apprende ciò che poi rende degno di intelletto. Dice, perché Dio parla per immagini, conviene che sia così, perché la natura umana deve sempre partire dal dato sensibile per poi arrivare per astrazione a quello intelligibile. Per questo la scrittura condescende a vostra facultade e piedi e mano attribuisce a Dio e altro intende. Cioè per questo motivo la scrittura, la sacra scrittura è accondiscendente rispetto alle vostre capacità, a vostra facultade. E attribuisce a Dio piedi e mani, sebbene intenda altro. C'è l'idea di un significato più profondo della Sacra Scrittura tramutato o rivestito di immagini simboliche, o materiali, o concrete. Questione, è possibile un influsso di Averroè su Dante? Se c'è un influsso di Averroè su Dante, è l'unico? Queste idee Dante le ha prese necessariamente da Averroè, potrebbe averle prese da altri? Sicuramente sì. Intanto c'è una considerazione proprio materiale da tenere presente. Il commento di Averroè alla Metafisica, da cui abbiamo letto il primo passo sul culto divino, è stato tradotto in latino, ma a quanto pare quel passo lì particolare non è stato tradotto in latino. Il traduttore si è reso conto del carattere sensibile di ciò che Averroè diceva in quel passo e ha deciso di non tradurlo in latino. Peccato. Il trattato, poi la distinzione del discorso, eccetera, non è stato tradotto affatto. Se, lungi da me l'idea che Dante dipende da Averroè o dipende esclusivamente da Averroè, cioè, le fonti potrebbero essere molteplici. Se però, ecco, ci incamminiamo, incuriositi per questa strada, possiamo fare riferimento a tre modi di spiegare le somiglianze tematiche. Somiglianze tematiche sicuramente ci sono, queste mi paiono innegabili. E qui riprendo la concettualità di Maria Corti, che parla di, per spiegare somiglianze tematiche tra autori distanti tra loro nello spazio e anche nel tempo, di tre possibili canali. L'interdiscorsività, cioè una cultura comune ai due,
l'intertestualità, il fatto che potrebbero l'uno o l'altro dipendere da una fonte comune, da una fonte intermedia, potrebbero, ecco, magari non averlo direttamente, ma indirettamente questa idea essere passata a Dante, oppure poi il terzo modo, quello più forte, ci può essere un influsso diretto di un testo su un altro. Ma questo terzo modo nel nostro caso è escluso, perché le latine non ci sono state. Siamo arrivati alla conclusione, vi ringrazio, se avete ancora un attimo di pazienza vi mostro qualche immagine. Ecco, questo è un po' il modello di dialogo interculturale che Dante ha in mente. Si tratta di un frontespizio di una metafisica della traduzione latina di una metafisica edita a Venezia nel 1483. Vedete, c'è scritto Liber Primus Metafisice. Notate Aristotele con il cappello nero a destra, ma a sinistra c'è Averroè con la tunica gialla, il turbante, e al suo fianco Avicenna con il libro in mano e la corona. Avicenna veniva ritenuto principe perché il suo epiteto in arabo era Shaykh, l'illustre Avicenna, e questo Shaykh fu tradotto dai traduttori latini come princeps. Quindi nel mondo latino si diffuse l'idea che Avicenna fosse un principe, un aspirante al trono. Notate però accanto ad Avicenna un domenicano, tunica nera, probabilmente Tommaso d'Aquino o Alberto Magno. Dall'altra parte filosofi greci. Ecco, questa è l'idea transconfessionale e interculturale che Dante ha in mente. Non ha certamente in mente questa idea qui, il trionfo di San Tommaso d'Aquino su Averroè. Vedete? Tommaso d'Aquino con in mano il testo sacro calpesta in qualche modo, Averroè che gli giace ai piedi. Non è questo il modello dantesco. Cosa ci insegna questo percorso storico che abbiamo provato a seguire? Intanto che ci dice che molteplici livelli di rapporto verso l'Islam possono coesistere. Può esserci l'epoca delle crociate, quindi in cui c'è scontro politico, può esserci l'epoca in cui Muhammad e Ali vengono rappresentati come squartati all'inferno e quindi c'è scontro religioso, ma nonostante questo ci può essere dialogo culturale. Quindi il segno negativo che vale per alcuni di questi ambiti non implica un segno negativo su tutti gli ambiti, ci possono essere gli ambiti di confronto col segno positivo. E l'altra cosa che la storia ci insegna è che questa filosofia di Aristotele, riveduta e corretta, riletta in chiave religiosa e quindi attualizzata e resa compatibile con il contesto monoteista o dell'Islam o del cristianesimo o dell'ebraismo, rappresenta la base del dialogo interreligioso e interculturale, in particolare medievale. Riguardo al presente, è confortante che ci sia un recupero dei protagonisti di questo dialogo nella cultura araba contemporanea. In particolare Averroè è per gli intellettuali, soprattutto del Maghreb, del Nord Africa, il modello di un razionalismo ossequioso e ottemperante dei dettami religiosi, ma anche un razionalismo capace di scongiurare i rischi del fanatismo e dell'integralismo. E c'è da chiedersi se questo modello di dialogo interculturale avvenuto nel Medioevo in un'opera di scontro e di conflitto in altri ambiti non possa essere anche riproposto adesso. Possibile dunque una nuova filosofica famiglia, così come Dante la intendeva? Ci può essere un nuovo aristotelismo, riveduto e corretto? Certamente, a livello culturale, stanno di fronte all'umanità dei temi di interesse comune, quindi elenco alcuni: l'ecologia, la bioetica, i diritti umani e le pari opportunità, la globalizzazione, la finanza internazionale. Ci sono dei temi di discussione culturale che travalicano gli steccati ideologici. Questi sono temi che ci riguardano in quanto esseri umani e che riguardano tutti. Ulteriore domanda che mi pongo è se questo modello di dialogo interculturale non possa servire anche al dialogo interreligioso.
forse è recuperabile la matrice comune tra i monoteismi? Si può ritornare alle origini, alla religione abramitica, riscoprire le radici in Abramo delle tre religioni monoteiste? Questa è un'ulteriore questione che si apre, ma per il momento vi ringrazio.